Ok, allora, questa sera lei equipa questo importante evento, questa sfida con il professor Riccardo Scaramella, tra poesia e dialetto. Perché ha accettato questa sfida? Perché? Anzi, sono onorata di questo invito. È capitato che ne abbiamo sentita, abbiamo letto quello che io scrivo e mi hanno invitato. Sono stata a Stornarella, loro erano ospiti pure in questa presentazione, mi hanno invitato. Io sono lusingata di essere qua, come no? Poi la sfida con Riccardo non può che gratificarmi e incentivarmi ancora di più. Ecco, lei so che è una persona che dice sempre quello che pensa e anche criticamente. Sì, eh sì. Le volevo dire quanto è importante parlare di poesia e di dialetto, soprattutto per farlo capire ai giovani. Sì, io la poesia, ormai io non mi definisco una poetessa, io sono una che si diverte a scrivere in rima i propri pensieri, mi viene proprio questo, mi viene spontaneo di farlo in rima, quindi in maniera giocosa, quindi viene fuori come una filastrocca, possiamo dire. Sono filastrocche le mie, però anche un po' cattivelle, perché a volte io utilizzo questo mezzo giocoso per dire anche cose abbastanza rilevanti dal punto di vista del disagio sociale. Perché essenzialmente satira sociale. Satira sociale, e non ci dimentichiamo che tra i disagi sociali ci sono anche i problemi del mondo dei giovani, con la disoccupazione che è raggiunto a Anche livelli quello, allarmanti. sì, il grande disagio che stiamo vivendo tutti, giovani in primis, ma non solo, ma anche colgo i dettagli dei piccoli comportamenti. Infatti io lo dico sempre, ho i fogli sul mio sedile. Macchina, cioè i fogli sempre lì e là devono restare perché mi viene lì il momento, io fermo, parcheggio e scrivo, poi vado a casa, metto a posto e nasce la mia poesia. Ecco, io la chiamo così, un po' sgangherata, ma che dice qualcosa che non mi è piaciuta e la sublimo un po' così, con l'ironia, perché l'ironia è il mio leitmotiv. Per tutta la vita mi ha accompagnato, mi ha salvato, mi sta portando avanti. L'ironia, lo sguardo ironico. Grazie, buon lavoro. Grazie. Ok.